Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di una storia che inevitabilmente mi ha colpita. Qui, in questo caso, non c'è solo un amore malato, un uomo possessivo. No, qui c'è molto altro. La protagonista della nostra storia si chiama come me, Silvia. Per l'esattezza si chiama Silvia Caramazza e questa storia si svolge a Bologna. Silvia è una ragazza di 39 anni, è colta, intelligente ed è di buona famiglia. Ama scrivere su un suo blog personale i suoi pensieri ed è davvero bravissima a scrivere. Silvia però in questo periodo della sua vita ha diverse difficoltà. Ha un matrimonio alle spalle che è durato solo 6 mesi. La sua mamma viene a mancare a causa di una malattia e tutti questi dolori, Silvia li racconta nel suo blog. Ho provato a cercare questo blog personalmente, ma solo ho trovato delle parti riportate in alcuni articoli del web. Probabilmente perché quel blog non esiste più. Silvia è una donna molto bella. Tiene tanto al suo aspetto e suo padre è un famoso ginecologo di Bologna, Giulio Caramazza, e purtroppo ben presto anche lui viene colpito da una grave malattia. Silvia nell'arco di pochi anni ha assistito alla malattia di suo padre e di sua madre. È stata lei a stare vicino ad entrambi fino alla fine. Silvia sta sveglia di notte, veglia su di loro, li assiste. Silvia li guarda, li vede spesso e nota quanto quelle malattie si li sta mangiando molto lentamente i suoi genitori. La nostra storia inizia nell'estate del 2011, quando Silvia inizia a sfogarsi con qualche amica. Suo padre è sempre stato una guida per lei ed ora gli manca. Non lo riconosce praticamente più, ma la cosa peggiore è che anche suo padre è arrivato a non riconoscere più sua figlia. Silvia soffre, sta molto male, l'ansia l'assale. Tutto il suo mondo le si sgretola tra le mani e le sue certezze iniziano seriamente a vacillare. Non sta bene e in un periodo molto buio della sua vita inizia ad avere degli attacchi d'ansia e quindi inizia ad assumere farmaci tranquillanti per poter andare avanti. Arriva fine giugno del 2011 e Silvia decide di ristrutturare la casa di suo padre per rendergli i movimenti più facili, per rendergliela più agibile, insomma. Uno degli operai che si presenta a casa di Silvia per questa ristrutturazione si chiama Giulio Caria, un uomo di 34 anni. Lei si avvicina, ma inizialmente lo fa solo per definire il preventivo dei lavori. Quindi, fin qui, tutto normale. Passa qualche giorno e Giulio Caria suona di nuovo alla porta di Silvia per portarle il preventivo. L'uomo ovviamente viene invitato a entrare in casa da Silvia e i due iniziano a fare quattro chiacchiere. Giulio si guarda attorno, fa i complimenti a Silvia per la casa e nota che ci sono tanti libri sparsi in diverse librerie. Glielo fa notare e Silvia dice che non solo ama leggere, ma ama anche molto scrivere. Giulio già pensa che Silvia faccia la scrittrice. Lei gli dice: no Giulio, ascolta, io non faccio la scrittrice. Io scrivo per passione su un blog personale su internet. Il mio lavoro è fare la commercialista. Giulio non ha idea di che cosa sia un blog personale, cosa che io trovo assurda, ma ok. Quest'altro incontro si consuma, si termina con Silvia che dice a Giulio: senti, io devo andare a lavoro e quindi ciao. E di conseguenza anche in questo caso si salutano. Giulio però c'ha l'occhietto furbo e appena notato la bella casa di Silvia si è reso conto che Silvia proviene da una famiglia agiata. Un suo collega, per di più, mentre sono lì a sistemare, a ristrutturare la casa del padre di Silvia, gli dice che appena questo uomo sarebbe andato al creatore, Silvia, sua figlia, avrebbe ereditato tanti, ma tanti, ma tanti soldi. Ed è in questo momento che Giulio fa la sua prima mossa, per me già inquietante. L'uomo si apposta dietro un muretto ed inizia ad osservare Silvia che rientra a casa sua. Giulio quindi corre alla porta d'entrata del suo palazzo, finendo di passare lì per caso, e bussa nuovamente alla porta di Silvia. Silvia però in quel momento non sta bene, apre la porta ed è in lacrime, perché purtroppo le capita di crollare, suo padre peggiora di giorno in giorno. Lei sta male, quindi si sfoga un po' con Giulio, quell'uomo che conosce poco, ma che è capitato alla sua porta quasi fosse un segno del destino. Giulio ascolta Silvia e le dice che non è giusto che la donna si occupi di tutto da sola. Avrebbe proprio bisogno di qualcuno che le dia una mano, magari un uomo, che le stia accanto. Silvia tergiversa, è chiaro che non pensa di avere bisogno di essere salvata. Ma Giulio, improvvisamente, prima di andarsene via, la bacia. Silvia è chiaramente colta di sorpresa, però non rifiuta Giulio. Gli dice solo che ha bisogno di un po' di tempo per riflettere. È chiaro che nonostante Silvia dica a se stessa che può bastarsi, in quel momento ha in realtà bisogno di qualcuno che le sta accanto, per dividere il fardello che si porta sulle spalle ed è oramai troppo pesante per lei. Silvia vuole tornare a respirare un pochino, vuole accanto qualcuno che semplicemente la stringe forte nei momenti di debolezza. La solitudine ora come ora le sta stretta ed è in questo momento che piomba nella sua vita
Giulio Caria. Giulio con Silvia non ha nulla in comune, è molto lontano dal suo mondo. Lui è un uomo che a primo impatto appare concreto, pratico, e Silvia non può far altro che guardare quell'uomo e vedere una vera e propria ancora di salvezza. Si aggrappa a lui con tutte le forze perché ne ha bisogno. Nel frattempo Silvia ha lasciato il suo lavoro da commercialista e ha iniziato a fare l'agente immobiliare. Giulio si dimostra davvero premuroso. Le dice che sa quanto si è impegnata. Tra le cure di suo padre e il suo lavoro ha davvero poco tempo per sé. Quindi Giulio si offre di fare per lei delle piccole commissioni, come andare a pagare le bollette oppure fare la spesa. Silvia a questo punto dice a Giulio che il suo lavoro sta andando benissimo, sta vendendo un sacco di case. Il problema è che queste case hanno spesso bisogno di essere ristrutturate e quindi chiede a Giulio se ai suoi clienti può dare il suo nominativo. Giulio ovviamente, secondo voi, si fa scappare un'occasione del genere? Ovviamente no. È così che inizia questa storia. Una donna che sta soffrendo incontra un uomo che dice di essere innamorato pazzo di lei, la vuole aiutare e le offre anche materialmente un suo aiuto. Silvia accetta perché ha davvero bisogno di dividere quel fardello con qualcuno. Silvia trova in Giulio un compagno che l'ascolta, che la capisce, che la comprende, la tratta con un'estrema dolcezza e molto presto, forse troppo presto, i due vanno a convivere a casa di Silvia. Il lavoro di Silvia va benissimo, tanto che diversi amici e parenti si sono dimostrati in disaccordo per questo cambio di lavoro di Silvia, considerando che aveva già una laurea in economia e commercio e aveva già un ottimo lavoro. Di conseguenza, tutti, quando hanno sentito Silvia dire «smetto di fare la commercialista per andare a fare l'agente immobiliare», hanno tutti storto il naso. Il punto è che Silvia si dimostra brillante anche nel suo nuovo lavoro. Sente spesso in questo periodo la sua amica Claudia, che però non è di Bologna, è lontana, vive a Pavia. Claudia ha fatto amicizia con Silvia perché per caso ha iniziato a leggere qualche pensiero sul suo blog e quindi ha cercato di mettersi in contatto con lei. Le due amiche in questo periodo quindi si sentono molto e Claudia racconta che in quel periodo le loro discussioni vertevano soprattutto sulle soddisfazioni che Silvia riceveva al lavoro. Si capisce immediatamente che Silvia è brava, sa adattarsi, riesce a vendere addirittura delle case molto molto costose. Arriva però un momento in cui Silvia, nonostante la vicinanza di Giulio, ha davvero molte preoccupazioni. Quindi rincomincia ad assumere dei tranquillanti, che ahimè possono avere degli effetti indesiderati. Ad esempio, spesso fanno ingrassare. Silvia inoltre sfoga le sue ansie sul cibo perché sta già assumendo tranquillanti, ma non può certo imbottirsi. Quindi ecco che trova una nuova valvola di sfogo, qualcosa che la fa sentire bene. Mangiare. Suo padre è accudito soprattutto da una badante, perché ovviamente Silvia deve andare a lavorare. Ma in quel periodo se ne sono andate in pochissimo tempo ben 3 ragazze. Dicono che suo padre è aggressivo, talvolta intrattabile, e quindi se ne vanno. Silvia è consapevole che giunto a questo punto suo padre dovrebbe essere messo in un istituto. Ha bisogno di una cura mirata, ha bisogno di essere raccontato tutti i giorni con dei medici. Ha delle necessità che Silvia non gli può dare, perché non è una dottoressa, non è un medico. Di conseguenza non sa neanche lei come gestire questi attacchi di rabbia di suo padre. Il problema nasce perché Silvia è ostacolata dai suoi cugini. Loro trovano sia assurdo mandare l'uomo in una casa di cura, deve rimanere a casa sua. Sono arrivati anche a giudicarla, Silvia. La guardano spesso e volentieri come se fosse una figlia del genere. Una figlia che non vuole prendersi cura del padre, quando in realtà Silvia si è presa cura di suo padre a lungo. E indovinate? I suoi cugini non erano con lei. Silvia ha sacrificato per un bel po' di tempo la sua serenità ed ora che vorrebbe stare meglio ecco che ha abbattuto di nuovo dall'atteggiamento dei suoi parenti, che pare non capiscono assolutamente le sue problematiche. E invece di problematiche qui ce ne sono parecchie. Silvia racconta tutto a Giulio e l'uomo le risponde queste parole: stai attenta Silvia, quelli mirano a qualcosa. Io so come funzionano queste cose. In famiglia poi, quando ci sono di mezzo i soldi è ancora peggio. Non ti devi fidare di nessuno, dai retta a me. A questo punto Giulia avanza un'idea. Dice a Silvia che vuole mettere delle cimici in casa di suo padre, così da scoprire non solo cosa dicono i suoi cugini della situazione in generale, ma anche cosa dicono i suoi cugini di lei. Silvia ci pensa e in effetti dice a Giulio che vuole trovare una soluzione per questa situazione. Nel frattempo i lavori a casa del padre di Silvia continuano. Però c'è un problema. Il preventivo continua ad aumentare in una maniera davvero allarmante. Il punto è che Silvia non ci pensa, non dà peso ai soldi. Non le sfiora neanche per sbaglio nel cervello l'idea che quell'uomo possa fregarla in qualche modo o farle del male. Se il preventivo aumenta è perché sono necessari altri lavori. E per lei va bene così. Anche se da una parte vorrebbe sistemare suo padre in una casa di cura, dall'altra sta spendendo un sacco di soldi per rendergli la casa agibile. Cosa vuole davvero Silvia? È qui in questo caso che noto una chiara confusione in lei. Questa confusione, tra l'altro, posso anche capirla. Penso ci sia sempre stata da quando ha iniziato a vivere
la malattia prima di sua madre e poi di suo padre. Silvia non ci pensa, si preoccupa di suo padre e di quei continui litigi con i suoi cugini, che è chiaro, non riescono minimamente a capire il suo punto di vista. Quindi alla fine Silvia prende una decisione, mette davvero delle cimici in casa di suo padre. Purtroppo però suo padre nel dicembre del 2011 viene a mancare. La perdita di suo padre per Silvia è davvero un durissimo colpo. Sta male ed ora si sente davvero sola. Perché nonostante quell'uomo non la riconoscesse più, poteva comunque stringergli la mano. Poteva avere un contatto con lui. Lui, il suo papà, che le riusciva sempre a dare un minimo di sicurezza. In ogni caso, anche a letto, malato. Silvia, scrive sul blog. E dopo lo so, sarò sola con il mio senso di colpa. Perché è innaturale far da genitore ad un genitore. Sebbene credo che questa sia l'ultima cosa che un genitore insegni. Forse la più preziosa, insegnare ai figli a morire. Silvia si sente in colpa perché purtroppo ha perso un anello per lei molto importante. Quell'anello gliel'aveva donato sua madre sul letto di morte ed è molto molto prezioso perché quell'anello l'aveva regalato suo padre a sua madre per chiederle la mano. Ed ora Silvia l'ha perso e si sente sempre peggio. Arriva un giorno in cui Silvia finalmente si risente telefonicamente con Claudia, la sua amica di Pavia. Claudia immediatamente si offre di andare immediatamente da lei e le dice che non deve assolutamente affrontare tutto da sola. Ma Silvia in effetti svela a Claudia che in quel momento non è da sola. Non sta affrontando tutto da sola perché insieme a lei c'è una persona speciale, Giulio. Lo descrive a Claudia come una persona diversa da lei e dagli altri uomini che hanno fatto parte della sua vita. Silvia dice che Giulio sia più terra terra, più fisico. È un uomo pratico, fa tanti lavori in casa e la aiuta in diverse cose, ad esempio le paga le bollette, le va a fare la spesa e si occupa anche di tutte le carte del funerale per suo padre. Insomma, Silvia con Giulio si sente protetta. Infatti Silvia Claudia svela che sta praticamente scalando i tranquillanti e quasi non ne prende più. Ma ecco che iniziano ad intravedersi delle problematiche. Giulio, quando rientra in casa, vede Silvia che sta chiudendo una chiamata. Quindi, con un fare alquanto aggressivo, tanto per cambiare, le chiede con chi fosse al telefono. Ha chiamato 5 volte ed è sempre risultato occupato. Giulio quindi inizia a dire a Silvia, con chi era al telefono quindi? Col tuo ex? Silvia lo guarda, è alquanto scioccata, e gli risponde, no, era Claudia, la mia amica. Abbiamo parlato di mio padre e del funerale. E qui Giulio perde un po' della sensibilità che appariva tanto evidente prima. Perché risponde a Silvia. Sì, e sei stata al telefono con Claudia per un'ora. Silvia si irrigidisce, guarda Giulio e dice, beh, anche se fosse, smettila con questa pagliacciata, per cortesia. Si scansa, si allontana e aggiunge, e togliti quelle scarpacce quando entri in casa mia. Giulio si innervosisce ancora di più, la insegue e le dice, tu ti diverti a farmi sentire una nullità, eh? Perché io, in questa casa, sono solo un ospite. Io non mi integro bene con il tuo ambiente, con i tuoi libri, con i tuoi vini costosi, i tuoi vestiti alla moda. Perché io sono quello che fino a ieri ha vissuto su un'isola deserta. Io non sono come tutti gli altri che hai frequentato prima, sono più terra terra, vero? Silvia si irrigidisce ancora di più. Si gira, lo guarda e gli dice, ma tu queste cose come diavolo le sai? Giulio non risponde alla domanda di Silvia, ma dice, se il problema sono io, mi levo di torno, così non pensi più alla mia pazzia. Silvia però, ahimè, in questo caso si sente in difetto. Quindi chiede scusa a Giulio dicendo che non voleva assolutamente mortificarlo. Non era quella la sua intenzione. È chiaro, Giulio ha iniziato a dimostrare gelosia nei confronti di Silvia. Lei però pare non preoccuparsene troppo. Silvia sente di avere tutto sotto controllo. Perché alla fine, se Giulio si fosse spinto oltre, lei avrebbe tranquillamente potuto lasciarlo e tanti cari saluti. Arriva primavera del 2012, Giulio compra delle microspie e le piazza in casa di Silvia. Perché? Vuole spiarla, vuole tenerla d'occhio e vuole tenerla sotto controllo. In questo periodo il lavoro per Silvia va sempre peggio, non riesce più a vendere le case. E, visto conto in banca, continua a scendere. Nonostante il padre di Silvia sia venuto a mancare, la sua casa continua a subire comunque una ristrutturazione. Il punto è che ogni 3x2 escono fuori dei problemi e puntualmente le cifre per sistemare tutto si alzano a dismisura. C'è un'occasione in cui Silvia è a casa sua con un'amica, stanno chiacchierando, si stanno mettendo lo smalto. Poco prima che la sua amica se ne vada, Silvia sente uno strano rumore nella cabina armadio, però decide di non andare a controllare immediatamente, aspetta che la sua amica si sia congedata per poi aprire l'armadio. E chi si trova nell'armadio? Si trova Giulio che si mangia dei panini con la Nutella. Ora Silvia lo prende sul ridere, la guarda e dice ma che stai facendo? E poi inizia a ridere con lui. Però io mi domando, è normale secondo voi che il vostro ragazzo finga di non essere in casa? Quando voi siete in casa con un'amica,
si infili in una cabina armadio e si mangi dei panini con la Nutella? Io non credo. Nel frattempo, pam, ecco che escono fuori gli altarini. Perché Giulio, oltre ad essere un pessimo fidanzato, e diciamolo chiaramente, è pure anche truffaldino. Infatti arriva un giorno in cui lo chiama un suo cliente, un dottore per la precisione, quindi non un cliente qualsiasi, diciamocelo. Quella mattina Giulio si sarebbe dovuto recare a casa di questo dottore per effettuare una pulizia della canna fumaria. Però, a quanto dice la portinaia del palazzo in cui vive il dottore, non si è presentato nessuno quella mattina. Giulio sta comodamente chiuso in macchina e dice: ma guardi che non è vero, la portinaia le ha detto una bugia, noi siamo sul posto, stiamo lavorando. Aziona una registrazione in cui c'è un martello pneumatico che sta andando e gliela fa sentire al telefono al suo cliente. Però il suo cliente non ci casca e continua dicendo: ma poi questi resoconti me li spiega, qui vedo cifre che non stanno né in cielo né in terra, continuano ad aggiungere ore al preventivo senza alcun motivo. Giulio, pensando di cavarsela in modo facile e veloce, dice: senta, ma io ora sarei occupato. Ma di nuovo il suo cliente non molla e gli dice: senta, io non so con chi crede di avere a che fare lei. Giulio continua dicendo: possiamo sentirci cortesemente la settimana prossima? Il dottore a questo punto gli risponde in modo alquanto piccato: la settimana prossima al massimo parlerà con il mio avvocato, lasci le chiavi alla portinaia e non si faccia più vedere. E gli chiude il telefono in faccia. Ma quindi, che fa Giulio il furbetto? Ebbene, Giulio, già prima di conoscere Silvia, ha dimostrato di avere dei comportamenti a dir poco truffaldini, ma è anche molto bravo a infilarsi nella vita delle persone con il fine di ottenere la loro fiducia. In passato ha installato delle telecamere nel bagno di una casa in cui doveva fare dei lavori. Una casa totalmente composta da ragazze. Quindi Giulio le spiava. Le spiava letteralmente. Le spiava quando erano in bagno. Quando invece si trovava davanti degli anziani che gli chiedevano una riparazione della caldaia o una pulitura della canna fumaria del camino, Giulio non effettuava alcun lavoro, ma simulava di farli quei lavori. Come? Mi spiego meglio. Quando doveva pulire una canna fumaria, si recava sul tetto e metteva un registratore che simulava i rumori del lavoro. Dopodiché se ne andava bello tranquillo a prendersi caffè e cornetto al bar e probabilmente anche a giocare alle macchinette, non eseguendo alcun tipo di lavoro. Il punto è che Giulio questi lavori che non ha mai eseguito se li ha sempre fatti pagare. Continua nei confronti di Silvia ad essere estremamente geloso, tanto che in un'occasione precisa la donna ha un vero e proprio attacco d'ansia. È insofferente, si sente soffocare e deve fare qualcosa. Forse prendersi qualche giorno per partire, staccare, andarsene via da Bologna. Arriva una sera in cui Giulio e Silvia sono a cena e Giulio spunta fuori con un pacchettino, lo dà a Silvia e Silvia, aprendolo, si ritrova davanti un anello molto simile a quello che aveva perso. L'anello che le aveva regalato sua madre sul letto di morte. Silvia dice: però è strano, questo anello è identico a quello che avevo io. E Giulio risponde: eh sì, è per quello che l'ho comprato, amore. L'ho visto in negozio, era identico, quindi te l'ho preso. Silvia però ha dei dubbi, non è così sicura. Poco dopo che si scopre il problemino, Giulio non ha più un soldo bucato. E quindi dice a Silvia che ha bisogno di altri soldi per rifare il parquet. Le chiede ben 30.000 euro. Silvia, se prima non si faceva domande sui vari prezzi, adesso inizia seriamente a dubitare. C'è ancora la storia dell'anello che proprio non le torna. E quindi chiede a Giulio: scusa, ma com'è possibile che il parquet sia da cambiare? Abbiamo sistemato un paio d'anni fa. Giulio taglia corto e gli dice: che ti devo dire? Evidentemente hanno fatto un lavoro del cazzo. Ci sono delle infiltrazioni in alcuni punti e addirittura uscita la muffa. Silvia a questo punto lo guarda e gli dice: scusami, ma tutti gli altri soldi che ti ho dato? Giulio la guarda e dice: ma che c'entra? Quelli erano per il resto. Il parquet mica era incluso. E poi lo sai, ora che vendi case, su certe cose non possiamo proprio risparmiare. Ebbene, dopo un anno di lavori, la casa del padre di Silvia è devastata. Giulio ha battuto tutti i muri, compreso quello della cucina e del bagno. Questa è un'assurdità, ma l'obiettivo è solo uno: gonfiare il preventivo iniziale con opere inutili ed infinite. È a questo punto che Silvia inizia a dubitare seriamente di Giulio e non riesce più a vederlo come un punto di riferimento che la aiuta, bensì un ennesimo problema da gestire. Silvia ricomincia ad avere seri problemi d'ansia, ha continui attacchi d'ansia, quindi capisce che l'unico modo per stare meglio è allontanarsi. Arriva il 6 gennaio del 2013, è il compleanno di Silvia, ma non riesce proprio a festeggiarla a cuor leggero. È a cena con due suoi amici, ma è chiaramente giù di morale. Le crisi d'ansia aumentano di pari passo con il suo peso e Silvia non riesce proprio a sopportarlo, non sta bene, non si sente giusta in quel corpo. Arriva la mattina del 7 gennaio, quindi la mattina dopo la cena del suo compleanno. Silvia si sveglia, fa per uscire dalla sua camera e ci si ritrova chiusa dentro a chiave. Quando Giulio le apre la porta della camera
dopo un bel po', sostiene che l'ha chiusa dentro perché stava facendo dei lavori con degli operai e non voleva che qualcuno entrasse dentro per sbaglio vedendola dormire. Anche qui, per Silvia, la cosa non è così tanto grave perché Giulio non è mai violento nei suoi confronti. Non in senso fisico, lo è però a livello mentale. La chiude in camera, la spia con delle cimici, ascolta i suoi discorsi, ascolta le sue telefonate. Una volta Silvia, mentre era con la sua amica, se l'è ritrovato nella cabina armadio che si mangiava pane e Nutella. Insomma, guardando minimo il quadro completo, diviene evidente che in Giulio c'è davvero qualcosa che non vada. Giulio è arrivato addirittura a minacciare le amiche di Silvia. Infatti rispondeva al suo telefono e intimidiva le sue amiche, le minacciava, dicendo loro che non si dovevano far più sentire per almeno 3 mesi perché lui controllava la vita di Silvia. E quindi Silvia doveva essere protetta, stare tranquilla e non sentire più persone che le agitavano. Arriva febbraio, Silvia sta cercando un libro nella sua libreria e pam, ecco che trova una microspia. Ovviamente una di quelle microspie posizionate da Giulio. Silvia lo affronta, però Giulio dice che lui non c'entra niente, assolutamente niente. E sostiene che sicuramente quelle microspie le hanno piazzate i suoi cugini, i suoi parenti, quegli snob con la puzza sotto il naso. Perché loro a lui non è mai stato simpatico, non è mai andato a genio. Silvia discute con Giulio non poco e gli dice: ascoltami molto molto attentamente, tu mi devi giurare che queste microspie non le hai messe tu, giuramelo. E Giulio glielo giura, e a quel punto Silvia gli crede di nuovo. Giulio quindi si offre di far fare una bonifica ambientale col fine di controllare dove siano posizionate altre microspie ed eliminarle. Sono necessari ulteriori 2.000 euro. Silvia però a questo punto si ritrova a non saper più a chi credere. A Giulio? Dovrebbe fidarsi di lui? Silvia non capisce più dove stia la realtà, la verità. E infatti nel frattempo Giulio è in un bar a giocare con le macchinette insieme ad un suo amico. Il suo amico gli consiglia di andarci piano, ma Giulio risponde: no, no, tu non hai capito, ho svoltato, mi sposo, e con un pezzo grosso, mica bruscolini, il padre è morto e gli ha lasciato tutto, milioni. A questo punto è chiara una cosa, Giulio è interessato al tenore di vita che Silvia può permettersi, considerando che ha ereditato proprietà immobiliari e un ingente conto corrente. In pratica, Silvia poteva tranquillamente mantenere Giulio, e Giulio è già convinto di avere in pugno Silvia, pensa già al matrimonio. Arriva quindi una sera in cui Giulio mostra a Silvia un biglietto per Santorini e le dice che vorrebbe partire, andarsene via. Ma Silvia lo blocca, sostiene che ci sia ancora la questione delle cimici da risolvere, perché a questo punto dubita di lui. E in tutto ciò è assurda la risposta di Giulio, perché con una grandissima nonchalance le risponde: e beh, anche se fosse, come faccio a proteggerti se non ti controllo? Silvia, tu devi riprendere in mano la tua vita, sposiamoci, facciamo dei bambini e vedrai che queste cose diventeranno delle sciocchezze. Hai ancora tempo, ma non molto. Silvia a questo punto dice la verità, dice che si sente soffocare, che non è sicura, che ci deve riflettere, ma che soprattutto ha bisogno di fare una pausa. E quindi dice a Giulio che vuole andare a Pavia a trovare la sua amica Claudia. Giulio ovviamente che cosa le risponde? Tu non vai da nessuna parte, tu stai qui con me perché solo con me sei protetta, solo io posso proteggerti. Nel frattempo giunge un altro problemino, perché il conto corrente di Giulio è in rosso. Non lavorano più e Silvia ovviamente non è che possa sganciare soldi a palate senza sapere a che cosa servano quei soldi. Giulio è convinto di essere parato, perché è convinto che Silvia lo ama e quindi lo sposerà. Silvia però in realtà non sa più se vuole stare con quell'uomo. Ecco perché a fine maggio va a Pavia, va a trovare la sua amica Claudia. Le due non si vedono da tanto tempo e quindi Claudia ci rimane davvero di sasso. Si ritrova davanti a una donna totalmente diversa da quella che ricordava, non solo per l'aspetto fisico ma anche per gli sguardi, i movimenti, i gesti. Silvia sembra molto ma molto più insicura, molto più ansiosa, e Claudia se ne rende conto, quella non è la Silvia che conosce. In ogni caso, Claudia e Silvia passano la giornata insieme e poi vanno a fare un aperitivo. E per tutto il donato giorno il telefono di Silvia suona. Suona a ripetizione, con chiamate e messaggi. E a chiamarla e a mandarle messaggi è sempre la stessa persona, Giulio. Silvia quindi a questo punto si confida con Claudia, racconta a Claudia la situazione e Claudia, senza mezzi termini, le dice: devi troncare Silvia finché sei in tempo. Ma poi, non eri venuta qui per startene un po' per i fatti tuoi? Come puoi stare per i fatti tuoi se ogni 20 minuti prova a chiamarti, a contattarti, a mandarti messaggi? Claudia è preoccupata per Silvia. Arriva il 5 giugno, vanno fuori a cena. Claudia gli presenta dei suoi amici. Ma anche quella sera il telefono di Silvia squilla. A rispondere questa volta però alla chiamata è Claudia, che dice al telefono a Giulio di smetterla di seccare Silvia. È tutto il giorno che continua a seccarla. Basta, sono fuori a cena. Giulio però dice a Claudia: no, no, non hai capito, è successo un qualcosa di gravissimo.
Claudia ovviamente non ci credice, sì, certo, e butta giù il telefono. Però poi Claudia dice a Silvia, guarda che Giulio mi ha detto che effettivamente c'è stato un problema molto grave. E Silvia ovviamente prende il telefono, va in bagno e prova a ricontattare Giulio. Quando Giulio risponde, gli chiede, allora, che c'è di grave? Giulio le dice che è successa una cosa gravissima, un investigatore privato ha lasciato un fogliettino, un bigliettino sotto la loro porta d'entrata, scrivendo che a spiarla sono i suoi cugini. Silvia, che scema non è, dice a Giulia: ascolta, fa una cosa, leggimi il biglietto che ti ha lasciato questo investigatore privato, non parola per parola, ma lettera per lettera. Fammi lo spelling della parola investigatore. Qui Giulio si frega, perché Giulio, ahimè, ha qualche problemino con la grammatica e mette le doppie a casaccio. E infatti, facendo lo spelling di investigatore, esce fuori che sul bigliettino c'è scritto non investigatore, ma investigatore con due T. Silvia lo becca in tempo record, gli dice: Giulio, sei tu che metti le doppie a casaccio, lo so io, lo sai tu, lo sappiamo tutti. Quello non è un investigatore privato, quel biglietto l'hai scritto tu. Smettila di starmi addosso se sono a Pavia, perché voglio staccarmi un attimino. Questa è la volta decisiva. Silvia l'ha smascherato, prima ha finto di non vedere, di non farci caso, ma ora è impossibile scusarlo. Non ci sono più scuse. Silvia l'ha scoperto. I giorni che Silvia ha passato con Claudia si sono dimostrati esasperanti. Giulia ha continuato a contattarla ogni giorno e non ha capito che in Silvia c'è stata una grande presa di coscienza. Silvia, che per 2 anni l'ha perdonato, anche quando ha iniziato a controllarla maniacalmente. Silvia, che non ha fatto caso ai tanti, troppi soldi che gli ha messo in mano e che lui probabilmente ha speso al bar, alle macchinette. Silvia a questo punto si è resa conto che qualcosa non va, che non sta bene. È ritornata a star male, ad avere continui attacchi di ansia. E allora cosa c'è di diverso dal periodo in cui ha conosciuto Giulio? Stava male esattamente nello stesso modo. Arriva la notte del 6 giugno 2013 e durante la notte a casa di Claudia citofona il suo proprietario. L'uomo dice che da mezz'ora il pronto intervento gas sta provando a contattarla. In quanto non hanno avuto una segnalazione, pare che vi sia una fuga di gas dal suo appartamento. Di conseguenza devono evacuare tutto lo stabile. Inizialmente sia Silvia che Claudia si allarmano da morire, poi però scoprono l'inghippo. Anche in questo caso è stato Giulio a chiamare. Silvia già sta male per conto suo e dopo quest'ennesima situazione che ha creato Giulio ha capito che c'è una cosa da fare. Una sola semplice cosa: lasciarlo. Non le resta altra possibilità, è l'unico modo che ha Silvia per riprendere il controllo della sua vita. Vuole lasciarlo, cercare uno psicologo, magari tornare a Pavia, proprio per avere vicino Claudia. E ovviamente Claudia le dice che è la benvenuta, sempre e comunque. Il 7 giugno del 2013, verso le 17, quindi Silvia riparte da Pavia per tornare a Bologna. Torna a casa, mette la valigia sul letto, la apre, inizia a sistemare i vestiti, però poi ha un vero e proprio crollo. Inizia a sbattere i vestiti per tutta la camera, inizia a piangere. Ed è proprio in quel momento che Giulio le si para davanti. Lei lo guarda e gli dice ciao. Cerca di sfuggirgli e va in cucina. Ma Giulio ovviamente non ha capito una fava, quindi la segue in cucina e le chiede: dimmi, questi giorni che ti sei presa per te ti sono serviti? Sei arrivata quindi a una conclusione? Silvia si gira, lo guarda e gli dice: sì, sono arrivata a una conclusione. Giulio, tu te ne devi andare. Finiamo il vino che stiamo bevendo e poi tu esci da questa casa, esci dalla mia vita e non ti fai più vedere. Giulio inizia a dirle: ma che stai dicendo? Scommetto che è stata la tua amica Claudia a convincerti di questo. Ma lei non sa nulla del nostro mondo. Giulio inizia ad urlare addosso a Silvia, le si avvicina sempre di più al viso. Silvia indietreggia. Dice che non lo vuole più vedere, vuole che se ne vada, che sparisca dalla sua vista. Ma Giulio proprio non lo accetta. Zero. Giulio continua a dirle che lei ha bisogno di lui perché deve essere protetta. Silvia inizia a questo punto ad essere disgustata, lo scosta, ma lui continua ad urlare, inizia a dire che avevano tanti progetti in ballo. Stai strutturando anche un'altra casa al mare di proprietà di Silvia. E quindi inizia a chiederle: a Manetta, e i figli? Non dovevamo riempire questa casa di figli? Ma se non iniziamo col primo, come facciamo? Dobbiamo sposarci, fare vacanze insieme, andare al mare, stare con i nipoti. Silvia però è in estrema difficoltà. È debole, è distrutta a livello emotivo, quindi non ce la fa più. Si rannicchia sul pavimento, si chiude a feto e inizia a dirgli: basta, vattene, vattene, basta, basta, vattene. Claudia, amica di Silvia, dice che è vero. Silvia quel giorno ha preso il treno da Pavia più o meno alle 5. Alle 8 le ha scritto che era tornata a casa e che andava tutto bene. Claudia però le risponde: bene, sono contenta, però c'è un problema, hai dimenticato le tue mutande stese sul balcone. Silvia risponde: cazzo, questa è l'ultima volta che Claudia sentirà Silvia. Arriva l'11 giugno, sono passati 4 giorni da quando Silvia se n'è andata da Pavia. Claudia apre Facebook e nota
uno stato di Silvia davvero davvero molto strano. Silvia scrive in questo stato: sto pensando al matrimonio, finalmente con una persona che amo davvero e che ci sto bene. Girovago per le vetrine, per il vestito e le bomboniere per i parenti, quelli buoni, e tutti gli invitati che saranno selezionati in base al comportamento avuto negli ultimi anni. Inoltre, a settembre mi piacerebbe iscrivermi a lettere, visto che tanto lavoro non c'è. Adesso vacanze, cellulari, sia di attività che personali, spenti. Claudia a questo punto si preoccupa, perché capisce, in men che non si dica, che quello stato non è scritto da Silvia, lo si capisce da come sono formulate le frasi. Le due si sono conosciute proprio grazie al blog di Silvia. Claudia sa benissimo come Silvia si esprime. Torniamo per un attimo al caso di Silvia e anche facciamo un passettino indietro. Torniamo al 9 giugno. Giulio è al computer e sta chiedendo, in un hotel della Sardegna, un preventivo online per il suo matrimonio. Firma con il nome di Silvia e non con il suo. Poi continua le sue ricerche su internet, cerca un congelatore a Pozzetto di seconda mano. Lo ordina per telefono e dice anche che è urgente. Le amiche di Silvia, Marina e Modi, sono davvero molto molto in pensiero. Entrambi provano più volte a mettersi in contatto con Silvia, ma si rendono conto che rispondere è sempre Giulio. Sempre! Insomma, anche loro si rendono conto che quei messaggi che stanno ricevendo non li sta scrivendo Silvia, perché Silvia non scrive in quel modo. Si decidono quindi di andare a sporgere denuncia per la scomparsa di Silvia il 19 giugno. Nel momento in cui sono al commissariato, Giulio chiama Marina, un'amica di Silvia, che quindi passa immediatamente il telefono alla gente. Giulio dice che Silvia non è sparita, stanno insieme a Catania, ma lei non vuole parlare con nessuno. La gente sottolinea a Giulio che non gliene frega un piffero se Silvia non vuole sentire nessuno. Delle persone hanno fatto una denuncia di scomparsa e quindi deve parlare con lei. È a questo punto che Giulio attacca il telefono in faccia anche alla gente. Però Giulio, a quel poliziotto, ha detto che lui e Silvia stanno in un albergo a Catania in via dei Gasperi 71. Ed è proprio questo il passaggio che inchioda Giulio. La prima cosa che fa quella gente è chiedere conferma dell'indirizzo che ha fornito Giulio Caria. Hanno ovviamente fatto i controlli mettendosi in contatto con la polizia di Catania ed ecco che esce fuori che quella via, via dei Gasperi 71, non è una via che corrisponde a un'abitazione o a un hotel. Corrisponde a un negozio. Partono quindi le indagini, vengono acquisiti i tabulati del traffico telefonico del telefono di Silvia e poco dopo gli inquirenti di Bologna si rendono conto che Giulio e Silvia, in teoria, non sono per niente a Catania, ma stanno a Sestola, nella zona di Modena, in Emilia-Romagna. Oltre a ciò risulta che tra il 15 e il 16 giugno, sempre a Sestola, vi sono stati due prelievi dal conto corrente di Silvia. È così che i carabinieri riferiscono tutto al loro comandante. La polizia a questo punto ha forti sospetti, quindi contatta nuovamente Giulio e lo invita ad andare in questura. Arriva il 25 giugno del 2013, Giulio è in questura. A Bologna, davanti ai poliziotti, sostiene di non vedere Silvia da giorni, a causa di un litigio davvero molto molto pesante. Giulio dice che lei aveva bisogno del tempo per pensare, quindi è partita per Canicattì, per andare da un parente. Giulio sostiene che è da domenica 16 giugno che non la vede, proprio il giorno in cui gli inquirenti hanno rilevato il prelievo da un bancomat a Sestola. Gli inquirenti in ogni caso in questo momento non possono fare più di tanto, quindi raccolgono la deposizione di Giulio e lo lasciano andare. Il 27 giugno Giulio è già in Sardegna, a Pardu, nella provincia di Sassari. Ha preso una camera in un agriturismo e in quell'agriturismo sta cercando di prenotare una tavolata per il suo matrimonio. Lo stesso giorno gli inquirenti decidono di entrare nell'appartamento di Silvia a Bologna per controllare che sia tutto a posto, e si rendono conto che non è tutto a posto per niente. In camera di Silvia gli inquirenti notano un letto, ma è senza materasso. Ci sono degli schizzi di sangue fin sopra il soffitto e infine, coperto con un sacco dell'immondizia, in camera gli inquirenti trovano un freezer a pozzetto, chiuso ben bene con una catena ed un lucchetto. Gli inquirenti lo aprono e trovano il peggio. Il corpo di Silvia è rannicchiato in posizione fetale in quel freezer ed è coperto da due sacchi della spazzatura. Claudia scopre la verità cercando il nome di Silvia su Google. Scopre che Silvia Caramazza non c'è più, da una notizia su Google. È chiaro che Silvia non è mai partita con Giulia a fare delle vacanze da sogno, no, è partito Giulia. Silvia è sempre rimasta in quel freezer, a Bologna, a casa sua. La caccia all'uomo a questo punto è aperta, la caccia a Giulio Caria è aperta. Il 28 giugno gli inquirenti emettono un decreto di fermo, ma Giulio sta già architettando la sua fuga. Giulio è in Sardegna e si sente al sicuro perché quella è la sua terra natale. È finalmente non solo lontano da Bologna, ma lontano anche dalle amiche di Silvia. Ovviamente però Giulio sta attento, non ha avvisato alcun parente per dirgli che è tornato in Sardegna. Si è limitato per l'appunto a prenotare
un agriturismo e a prendere una stanza. Per un paio di giorni passa inosservato fingendo di aver scordato il documento, però a Giulio sfugge una cosa: non sa che è partita la caccia all'uomo, non sa che tutti lo stanno cercando. Il suo identikit è su tutti i giornali e anche i telegiornali ne parlano. Giulio se ne rende conto, quindi monta in macchina, quella di Silvia, e scappa. La parcheggia a casa in un posto isolato in mezzo alle campagne e lascia un biglietto sul parabrezza. Il biglietto recita: ho bucato, con due T. Vengo a prenderla nei prossimi giorni. Gli inquirenti a questo punto trovano la macchina, leggono il biglietto, capiscono che quel biglietto l'ha scritto Giulio Caria e iniziano a cercarlo. Non pensano sia potuto andare poi così lontano. È a piedi, probabilmente è nel bel mezzo della campagna. E infatti gli inquirenti ci mettono poco a beccare Giulio. Giulio era lì che cercava di nascondersi dietro un arbusto, ma ahimè non ce l'ha fatta. Appena viene portato in caserma, ovviamente viene sottoposto ad un interrogatorio. E che cosa dice secondo voi Giulio in questo interrogatorio? Ve lo dico subito. Un carabiniere gli dice: lei è accusato, come ha visto, di essere l'autore dell'omicidio di Silvia Caramazza. Lei ammette l'addebito o lo respinge? Giulio risponde: respingo assolutamente, cioè noi non abbiamo mai avuto un freezer a pozzetto in casa. Abbiamo tutti i testimoni degli ultimi mesi che hanno frequentato casa, ma anche anni, che hanno frequentato casa nostra, che noi non abbiamo mai avuto neanche una coscia di pollo in freezer. Giulio continua: io non ho ucciso nessuno, non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere, perché per me Silvia era la mia vita. Perché io, dalle descrizioni dei giornali, dei telegiornali e quant'altro, cioè, sembra che stiamo parlando, signor giudice, di un freezer grande quanto la sua scrivania. Perché ci deve stare dentro una persona che pesa 96 kg ed è alta 1,67 m? Quindi penso che le dimensioni dovrebbero essere queste, perché non ci stiamo mettendo dentro al congelatore una coscia di pollo o un coniglietto, stiamo mettendo dentro una persona di un certo peso, eccetera. Inoltre, io non so come abbia fatto questo congelatore ad entrare dentro l'alloggio. Noi non l'abbiamo mai avuto. Cioè, qua stiamo parlando che dentro il carcere ci dovrebbe stare un'altra persona, forse anche due o addirittura tre. Perché io sono stato operato, sono ancora sotto massaggio terapia, terapie varie, perché ebbi un incidente. Insomma, posso alzare al massimo 30-35 kg. Quindi prendere un congelatore, portarlo all'interno dell'appartamento, con tutto che ci sono le telecamere al di fuori del condominio, quindi presumo che anche l'amministratore abbia un DVR dove possa fornire questo passaggio di questo elettrodomestico. L'avvocato di Giulia a questo punto si mobilita, prova a contattare l'amministratore condominiale che gli risponde in modo sincero: ma signore, cara Giulia, sa benissimo che quelle telecamere non sono vere, sono finte. L'interrogatorio di Giulio continua e l'uomo dice: preciso che vi era stata un'intrusione all'interno dell'appartamento. Così siamo andati io e Silvia dai carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna, dove abbiamo esposto questa situazione in quanto erano stati trovati alcuni microfoni in casa. Silvia ha preciso che è sempre stata allergica a tutto, quindi non poteva lavare un piatto, non poteva mai fare da mangiare, era allergica a cani e ai gatti. A tutto praticamente, cioè meno male che non era allergica agli esseri umani. Nei primi giorni di giugno decide di andare a Pavia. È stata via per 3 o 4 giorni, ed io invece sono andato a Sestola. Cioè, noi ci tenevamo a sposarci per il 20 luglio, sabato però, di mattina presto, Silvia prende una decisione e mi dice: senti Giulio, ti scoccia se vado a Canicattì a trovare questa mia parente? Io le ho detto: guarda, sì, io devo lavorare, però se tu sei in ferie e devi stare in casa con continui pensieri a spaccarti il cervello, preferisco che tu stia tranquilla, quindi se tu mi dici che questa persona è una persona a posto e di cui mi posso fidare perché io non la conosco, per me puoi partire anche adesso. Continua: la domenica l'ho accompagnata alla stazione, saranno state le 6:30, 7 di sera. L'ho accompagnata fino al quarto binaio. Lei è partita per Canicattì e da lì non sono più riuscita a contattarla. Ho provato a chiamarla diverse volte, ma lei non mi ha mai risposto. Giulio quindi si dichiara innocente, depista e continua a sostenere la sua versione dei fatti. Gli inquirenti non credono neanche a mezza parola che è uscita dalla bocca di Giulio. Però, in effetti, devono trovare dei fatti. Di conseguenza gli uomini della scientifica tornano a casa di Silvia a Bologna. Quella ora è diventata una scena del crimine. Analizzano minuziosamente le macchie di sangue che si trovano sulle pareti, sulle posate, sul grosso freezer in cui è stata ritrovata dentro Silvia. Ed è proprio in quel freezer a pozzetto che Giulio Caria sostiene di non aver mai visto in vita sua che gli inquirenti trovano il suo DNA. Ma la scientifica non si ferma qui, perché il sangue di Silvia ha anche imbrattato la spalliera del letto, il muro, il comodino, la lampada. Tutto è macchiato tranne una cosa: il materasso che viene trovato lindo e pulito appoggiato a una parete della sala. E in effetti quello non sembra un materasso qualunque, sembra un materasso nuovo, e questo crea chiaramente delle perplessità nelle autorità. Se non che pochi giorni dopo si fa vivo un rivenditore di materassi e di accessori per la casa, il quale segnala che un individuo che corrisponde alla descrizione di Giulio Caria aveva chiesto che venisse preso
dal suo negozio un materasso usato e venduto un materasso nuovo. Fortunatamente il materasso non viene smaltito e quindi gli inquirenti riescono a rientrarne in possesso. Gli uomini della scientifica, analizzandolo, si rendono conto di una cosa: è stato imbrattato con della vernice, probabilmente col fine di nascondere le macchie di sangue, che però restano comunque evidenti. Quello è il sangue di Silvia. È lì che Silvia ha perso la vita, gli inquirenti ne sono sicuri. Gli inquirenti, nonostante Giulio si proclami innocente, anche davanti a delle prove schiaccianti, decidono di ripercorrere la situazione. Come potrebbe essere andata? Secondo loro è andata in questo modo. Silvia, come vi ho già detto, l'8 giugno ha detto a Giulio di volerlo lasciare. Giulio, in tutta risposta, ha afferrato un attizzatoio, che è uno di quei bastoni di ferro che di solito si usano per spostare i ciocchi di legno nel camino. Quest'arma non è mai stata ritrovata, però manca, non è tra tutti gli attrezzi del camino presenti a casa di Silvia. Giulio ha colpito Silvia per 7 volte. Sul viso, sul capo. A questo punto c'è la necessità di architettare un piano e Giulio rimane un paio di giorni in casa con Silvia senza vita. È convinto che nessuno cercherà Silvia e casa sua, secondo lui, è il posto migliore per nasconderla. La mattina dopo aver colpito Silvia, quindi il 9 giugno, Giulio ordina un freezer a Pozzetto. Gli inquirenti quindi iniziano a indagare e scoprono che Giulio è un cliente abituale di quel negozio. Basta un controllo delle sue telefonate per metterlo alle strette. Giulio si rende conto che il materasso è pieno di sangue, quindi prova a liberarsi anche di questa prova. Quando gli viene consegnato un nuovo materasso dai facchini, Giulio glielo fa depositare in salotto, dicendo loro di fare attenzione perché la sua compagna stava riposando in camera. Questi facchini quindi non hanno avuto accesso alla camera da letto. Giulio, come già vi ho detto, pensa anche a richiedere un finto preventivo per il matrimonio in un hotel in Sardegna. Infine Giulio cerca di cancellare le macchie di sangue più evidenti sulle pareti con della vernice rossa, che è dello stesso colore del sangue. Già questo desta dei sospetti, ma è evidente che gli siano sfuggite delle macchie anche evidenti in camera da letto. Pensate che per la sua fuga era riuscito addirittura ad acquistare delle SIM intestate alla madre di Silvia, che era deceduta. In questo modo non sarebbe mai stato rintracciato. Però la tecnologia l'ha tradito, e il telefono anche. Per la polizia ci sono elementi sufficienti per mandare a processo Giulio Caria. Lui sceglie il rito abbreviato. In aula non ha mai confessato il delitto e non ha mai ammesso le sue responsabilità. I giudici lo condannano a 30 anni di reclusione. In carcere Giulio Caria devasta la cella, rompe un lavandino e attraverso i cocci di quel lavandino si ferisce braccia e gambe. Poi beve della soda caustica, tenta suicidio. Giulio Caria è evidente, è pieno di rabbia. Il problema è che non ha rabbia solo per sé, ha rabbia anche per gli altri. Agenti penitenziari e dottori vengono puntualmente presi a parole da Giulio, sempre, in ogni caso. E questo gli costa un altro anno di detenzione. La Cassazione conferma la pena. Ragazzi, questa è una storia che nuovamente mi ha svuotata. Penso che oramai sappiate come la penso su tutto. Vi posso solo dire che il fatto che la protagonista si chiami come me ha avuto un impatto parecchio grosso sulla scoperta di questo caso. Inutile dirvelo, lui merita la sua pena, penso che tutti siano d'accordo, anzi per me anche l'ergastolo, buttate la chiave, proprio lasciatelo dentro perché questa persona è una persona pericolosa. In questa storia c'è un controllo incredibile, violenza psicologica che infine culmina in tragedia. Per concludere, Silvia nel suo blog privato ha scritto queste parole e ho deciso di leggervele, ho deciso di chiudere questo video leggendovi le parole di Silvia, perché non doveva esserci un punto, ma un verbo all'infinito. Come per le cose che non devono finire, altrimenti ci si ritrova come ieri, come domani, con le persone sbagliate, ma al momento giusto. Se solo Dio volesse, ma anche un altro Dio va bene, il fato supponiamo, un accadimento, qualunque cosa possa smuovere una virgola e metterla al posto di quel punto, sarei vivamente felice. Se questo mio qualcosa esiste, che per qualche ora mi renda felice, questo chiedo, non di più. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi, ciao ragazze.